Bilan, ne viene fuori Alessandro Zanelli, poi il pallone fuori per Kai Bowman che penetra e mette dentro con il teardrop un canestro provato a forzare il blocco, mentre questa è la giocata precedente dello stesso Bowman. Polikep propone il blocco, ricezione di Zanelli che vorrebbe ancora una volta il blocco di Polikep, che poi taglia il suo canestro. Bowman deve prendersi il tiro dopo aver creato separazione. Treviso, ribaltamento di lato con Bowman che sceglie di non andare dalla parte dove Polikep gli ha proposto il blocco, gli serve una palla scomoda. Zanelli batte il close out, mette la tripla, meno 5 Treviso. Di Treviso che ha ancora il pallone tra le mani con Kai Bowman che frena improvvisamente, poi il palleggio di Bowman che alza la parabola, ne mette altri due con il possesso, sempre Bowman, linea di fondo, non riesce a chiudere, sotto canestro però, c'è il rimbalzo, c'è il canestro, c'è anche il fallo, c'è un super Polikep presi contro Milano da Polikep, di posizione più che di tonnellaggio. Di discrepanza tra il cronometro della partita e quello dei 24, uscita di Della Valle che poi con il crossover palleggia, va sotto da Bilan che prova a usare il perno, palla persa, e allora Treviso che può, Polikep a portare il blocco, va dall'altra parte Booker, poi palla schiacciata per terra per Polikep, veloce di testa ad arrivarci prima. Secondo canestro soltanto nel quarto per Treviso. Bilan, stoppatona di Polikep, pallone fuori per Zanelli, 3 secondi per tirare, deve andare a provarci Bowman che fa uscire il pallone dalle mani prima del suono della sirena. Ti dà la lunga distanza Zanelli, Allen sotto canestro, ancora a fare la difesa, reattivo a prendersi questo pallone, poi Cobbins, più 18 per Brescia. 4 secondi per Zanelli che lascia lì il pallone, mezzanotte, schiaccia facile, finisce il terzo quarto agli 11 punti del primo tempo. Non esita invece dall'altra parte Kai Bowman, sbaglia, non rientra, adesso sì che rientra Kai Bowman, è andato su prima Criston a sfondare, a frenare nella pitturata, a perdere il pallone, e poi dall'altra parte Booker offre proprio la possibilità dei primi punti nella carriera, che lancia un segnale in generale direi per questa stagione con questa bella vittoria, come bella anche la schiacciata di Bowman.